chiedo il ritiro al consigliere Figliomeni dell'ordine del giorno e vado anche a spiegare il perché. Per quanto riguarda la tariffa, è stata votata il mese scorso in consiglio, in assemblea dei sindaci del lato 2, poiché non è una competenza comunale, ma viene votata in quella sede, quindi nel consiglio dei sindaci, nell'assemblea dei sindaci del lato 2. Una tariffa sì che prevede un aumento, è un aumento che è spalmato nel quadriennio 2020-2023, che però nel 2023 varrà per un totale di circa 1,50 euro al mese. Per il 2020 invece non è previsto alcun tipo di aumento, perché è stato spalmato poi negli anni successivi. Volevo poi spiegare però al consigliere Figliomeni che la tariffa non è la scelta della tariffa, segue regole nazionali che sono fissate dall'ARERA sulla base sia di normative nazionali che ed europee, e quindi non è in alcun modo nella disponibilità e discrezionalità delle amministrazioni locali, nonché dell'azienda che gestisce il servizio. È un piano degli interventi, quello 2020-2023, ingente, parliamo di 1 miliardo e 400 1,4 miliardi, 1 miliardo e 400 milioni di euro, che corrisponde ad un investimento ogni anno di oltre 95 euro per ciascun abitante. Consideriamo che ad oggi la tariffa del lato 2 è tra le più basse d'Italia, circa il 20% più bassa della media nazionale, e a fronte del fatto, nonostante sia una delle tariffe più basse a livello nazionale, gli investimenti per abitante sono circa il doppio di quella che è la media nazionale. Questi interventi sono comunque necessari e sono fondamentali per l'ammodernamento delle reti e degli impianti del servizio idrico, anche in risposta alle esigenze che sono arrivate dai vari territori serviti, poiché comunque il piano degli interventi sono interventi che vengono fatti in tutti i territori del lato 2, quindi in tutti i 120 comuni del lato. Sono interventi che produrranno poi un incremento della copertura idrica e fognaria, il rifacimento di depuratori, la riduzione delle perdite idriche, nonché la prevenzione anche dei fenomeni siccitosi e a tutela dell'ambiente. Capisco le preoccupazioni del consigliere Filomeni che anche un piccolo aumento delle tariffe comunque vanno a gravare sui cittadini che in questo momento si trovano ancora più in difficoltà. Però vorrei rassicurare il consigliere Figliomeni che nel corso dell'assemblea dei sindaci del lato 2 abbiamo anche deliberato il raddoppio dei fondi per il bonus idrico, e quindi siamo passati da 8 milioni a 16 milioni nel quadriennio, fondi a cui potranno accedere i cittadini che si trovano più in difficoltà, e addirittura andranno in automatico per abbattere le bollette di quei cittadini che sono anche percettori del reddito di cittadinanza. Ovviamente chi ha un reddito, un modello ISEE, un reddito ISEE basso, avrà comunque diritto di accedere al bonus idrico. Quindi si è anche pensato di andare incontro a chi è più in difficoltà. Per quanto riguarda invece il quarto punto, quello degli interventi, consiglio al consigliere Figliomeni anche di collegarsi tramite internet al sito della STO, della Segreteria Tecnico-Operativa del lato 2, dove potrà consultare e prendere tutti i documenti in cui vi sono tutti i dati degli interventi fatti sia dal precedente piano sia per questo piano 2020-2023. In ogni modo sarà anche mia premura inviargli il piano degli interventi già nei prossimi giorni. La ringrazio, Presidente, e chiudo qui il mio intervento.